Grazie, grazie Giuseppe, un buon pomeriggio a te, ai nostri telespettatori. Fa caldo, è normale che sia così, siamo al 17 di agosto, tecnologie che sono messe a dura prova anche da queste temperature subtropicali, è il caso di dire. Allora parliamo di Movida, di quello che cambia da oggi per quanto riguarda le discoteche, i locali all'aperto da ballo sulla nostra riviera, e lo facciamo con un addetto ai lavori, Claudio Corna, chi non lo conosce, DJ famosissimo in tutta Italia, abruzzese, che è anche rappresentante soprattutto del SILS, Sindacato Italiano Lavoratori dello Spettacolo. Allora Claudio, vogliamo un attimo spiegare ai nostri telespettatori da oggi cosa cambia, perché si è parlato di questo DPCM del Ministro della Salute, e cambia qualcosa, non si può più ballare nei locali al chiuso e all'aperto, e ovviamente tutto questo perché i contagi stanno risalendo. C'è però anche un po' di confusione, vogliamo fare un po' di chiarezza. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti. Niente, cambia tantissimo rispetto a ieri, perché intanto i locali al chiuso già erano vietati, quindi dal precedente DPCM, quindi già erano stati chiusi. Per quanto riguarda le discoteche, i locali da ballo all'aperto, da oggi, dal 17 agosto, non si può più esercitare la funzione del ballo, quindi diciamo che torniamo indietro al mese di giugno, quando, se non erro, a metà giugno diedero la possibilità di mettere soltanto nei locali un po' di musica d'ascolto ad accompagnare una cena, un aperitivo, quello che sia. Però come è successo in precedenza, anche questa volta c'è tanta confusione, perché è uscita un'ordinanza che non fa capire bene cosa si può fare, cosa non si può fare, e poi un'ordinanza fatta in fretta e furia la notte di Ferragosto, e tanta confusione. Noi, come io in primis, come rappresentante per tutti i lavoratori che lavorano nel mondo della notte, dell'entertainment, purtroppo ci troviamo per la seconda volta dopo il lockdown a essere fermi. Ci mancherebbe, io sono il primo a dire che le regole vanno rispettate, il distanziamento, dove non c'è distanziamento la mascherina, tutto. Però la realtà è quella, è che noi, tanti lavoratori, DJ, vocalist, camerieri, sicurezza, anche gli imprenditori che hanno i locali, si trovano a essere fermi nel pieno della stagione, quindi a metà di agosto, con investimenti fatti e utili non rientrati, perché il grave poi è quello. E quindi regna una confusione con questa ordinanza, e purtroppo devo constatare che per l'ennesima volta il nostro settore, il settore della notte, il settore dell'intrattenimento, delle discoteche, viene preso come capro espiatorio, viene demonizzato, perché al primo campanello d'allarme il primo settore che viene falcidiato è il nostro, è la realtà. Però sappiamo bene che le regole, ripeto, vanno rispettate, però c'è anche da dire che queste regole spesso e volentieri purtroppo non vengono rispettate anche in tanti altri settori. Quindi invitiamo anche oggi tutte le persone in ogni dove a rispettare le regole fondamentali del distanziamento e della mascherina. Molti dicono che però questa decisione era una decisione che andava presa, molti altri dicono che invece probabilmente è stata una decisione troppo penalizzante nei confronti dei locali all'aperto. Guarda Paolo, io ho un po' una mia personalissima opinione, sicuramente è davanti agli occhi di tutti che i contagi rispetto a un mese e mezzo fa sono lievemente risaliti, in maniera lieve ma costante. Il discorso è questo: da quando si è sbloccato il ballo, quindi da metà luglio, da un mese a questa parte, c'è stato un grande afflusso nelle discoteche in tutta Italia, c'è stato un grande afflusso. Se veramente fossero le discoteche il problema principale di questi contagi, noi non avremmo in Abruzzo 10-15 contagi al giorno, o in tutta Italia 300 contagi al giorno su tutto il territorio italiano. Se andiamo a contare quanta gente ha frequentato le discoteche nell'ultimo mese e mezzo, se fosse veramente la discoteca il problema principale, viaggeremmo a media di 1000 contagi a settimana. Però questo, però questo è anche un provvedimento che serve per diciamo, far sì che le cose non possano peggiorare. Ma
Guarda Paolo, noi siamo i primi. In ottica di prevenzione. Certo, ma noi siamo i primi a dire che la salute è prima di tutto. Siamo i primi a dirlo e a sottolinearlo, che la salute prima di tutto è la cosa più importante di tutto. Quindi prima viene la salute e poi viene tutto il resto. Si dice sempre, ma è la verità. Però, ripeto, non demonizziamo solo il nostro settore, perché la salute ci deve essere in discoteca, ci deve essere in spiaggia, ci deve essere sui treni, sugli autobus. Cioè andiamo a vedere veramente la situazione qual è al di là della discoteca. Ci mancherebbe, in discoteca tante volte le regole, l'abbiamo visto, abbiamo visto i filmati, non sono state rispettate, ma abbiamo visto fotografie e filmati di cosa è successo in spiaggia la settimana di Ferragosto, la situazione dei treni regionali, degli autobus locali. Cioè la situazione è un po' fuori controllo, è stata un po' fuori controllo un po' da tutte le parti. E io sinceramente, da rappresentante ma anche da lavoratore ormai da 25 anni che sto in questo mondo, sinceramente mi dispiace constatare che il demone siamo sempre noi, Paolo. Claudio, prima di far intervenire anche Giuseppe Dintino da studio per una domanda, io volevo chiederti questo. L'estate è nella parte centrale ma anche conclusiva, possiamo dire un'estate particolare, però siamo già dopo Ferragosto, a fine agosto, i primi di settembre moltissimi torneranno a lavorare. In previsione dell'autunno, dell'inverno, state già pensando a qualcosa? Perché l'estate sì, tu parlavi di locali all'aperto, balli negli stabilimenti e tutto questo, ma in autunno, in inverno che cosa succederà? Ma allora intanto questa ordinanza è fino al 7 di settembre, le previsioni meteo ci aiutano, nel senso che si prevede un'estate molto lunga rispetto alla media, si prevede un settembre molto caldo. Noi quello che ci auspichiamo, speriamo, è che comunque da oggi al 7 settembre, il giorno in cui finirà questa ordinanza, le cose andranno a migliorarsi sotto l'aspetto dei contagi. Spero che ci sia un calo e si torni a quello che era qualche settimana fa, e poi se l'estate si allunga speriamo di continuare a far divertire la gente all'aperto, visto che comunque se il clima ci aiuta. Per quanto riguarda la stagione invernale, ecco Paolo, torno un po' all'inizio. Per quanto riguarda la stagione invernale c'è tanta confusione. Perché? Perché nella stagione invernale si lavora nei locali al chiuso. I locali al chiuso attualmente sono vietati. Il DPCM che regola i locali al chiuso è quello precedente a questo. Quindi ci vorrebbe un altro DPCM, e quindi è una domanda a cui io sinceramente una domanda a cui non riesco a risponderti, perché non so quello che succede l'8 di settembre, figurati che cosa potrà succedere quest'inverno. Io spero che dall'8 di settembre possiamo ricominciare a lavorare come sappiamo fare, sperando che l'inverno sia un inverno tranquillo, altrimenti non so cosa dirti. E speriamo che sia così. Giuseppe, prima di chiudere, una considerazione da studio per te con Claudio Corna. Sì Paolo, volevo approfittare la presenza del tuo ospite per avere magari qualche dato, visto che ha sicuramente più contezza della situazione, perché mi corregga se sbaglio, al seguito della riapertura, dopo il lockdown, al via agli eventi, già non tutte le attività avevano riaperto i battenti e non tutti gli eventi che erano saltati sono stati recuperati. Una stagione estiva che è partita già in ritardo per l'emergenza coronavirus e che adesso forse termina in anticipo, forse no, perché poi diceva che si prevede un'estate più lunga e magari qualche evento estivo potrà slittare, ce lo auguriamo, a settembre o più in là. Qual è il danno economico, se si può fare una stima, per quanto riguarda questo settore in Abruzzo? Ma guarda, allora la stagione estiva notoriamente inizia dal mese di giugno, quindi tieni conto che abbiamo perso nella prima parte un mese e mezzo di lavoro. Adesso con questo altro blocco abbiamo perso altri 20-25 giorni, quindi diciamo che c'è stata una perdita del 50-60% del lavoro e anche del giro d'affari. È una perdita per quanto riguarda il nostro settore che
d'estate fa i numeri migliori, d'estate fa i numeri più grandi, è una perdita enorme. Solo a pensare che in Italia, io ti parlo a livello nazionale, ci sono più di 100.000 occupati in questo settore, c'è un giro d'affari di 90 miliardi. Puoi capire che quando vai a perdere il 50%, il 60% di questo movimento, capisci bene che la perdita è un'enormità. Quindi speriamo veramente che da tutte le parti, in tutti i settori, in ogni dove, le regole vengano rispettate sempre di più, perché rispettando le regole, da tutte le parti, sottolineo, si può ricominciare a lavorare, si può ricominciare una vita normale e si può ricominciare anche a dare l'impulso positivo all'economia, che attualmente purtroppo è a livelli straminimi. Grazie, grazie a Claudio Corna, DJ e rappresentante del SILS, Sindacato Italiano Lavoratori dello Spettacolo di Abruzzo e Molise. Speriamo che soprattutto non ci sia la risalita dei contagi nel nostro paese. Grazie ancora per aver accettato il nostro contributo. Da Pescara è tutto, linea allo studio.